Ciao ragazzi, mi chiamo Gianluca, sono un vecchio studente di Barb, un corso completo che mi ha aperto le porte al mondo della ricerca. Attualmente sto facendo il mio dottorato in Svizzera, in Canton Ticino, all'Istituto di Ricerca in Biomedicina, che si trova a Bellinzona, e lavoro in un laboratorio che si occupa di chemochine, sono molecole proteine importanti nel guidare la migrazione cellulare, sia in immunità che nel cancro. In particolare il mio progetto si occupa di migrazione cellulare su cellule tumorali. In bocca al lupo per il vostro futuro e buon Open Day. Buongiorno, mi chiamo Giorgio Pariani e vi sto parlando da Princeton, Stati Uniti, perché l'anno scorso ho vinto un premio della Fondazione Bracco che mi ha permesso di trasferirmi qui negli Stati Uniti per iniziare a lavorare per un'azienda leader nel settore della diagnostica per immagini. Ma facciamo un passo indietro. Ho iniziato la mia carriera all'Università dell'Insubria, in quanto ci sono laureato in biologia sanitaria ed in biologia applicata alla ricerca biomedica. Dopodiché mi sono trasferito a Torino ed ho iniziato un dottorato in molecular imaging. Parte del mio dottorato l'ho svolto negli Stati Uniti, in particolare alla Harvard Medical School e Martino Center di Boston. Dopo aver ottenuto il dottorato di ricerca, mi sono di nuovo trasferito a Monaco di Baviera, dove ho iniziato l'esperienza di Research Scientist al Helmholtz Centrum in collaborazione con l'Università Tecnica di Monaco. Ripensando agli inizi della mia carriera, fondamentali sono stati il background che mi è stato fornito dalla laurea in biologia applicata alla ricerca biomedica, ora Biological Sciences, un background in medicina e biologia combinato. E un'altra cosa fondamentale è stata la scelta del tirocinio formativo. In particolare, io ho svolto il mio tirocinio formativo per la stesura della tesi di laurea nei laboratori di Bustarsizio del professor Mauro Fasano. Volevo augurarvi un in bocca al lupo per la scelta della vostra carriera universitaria. Ciao, sono Lorenza. Nel 2006 mi sono laureata in biologia applicata alla ricerca biomedica. Dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, nel 2007 sono stata assunta dal laboratorio Thoma di Busto Arsizio nel reparto di citogenetica convenzionale. Nel corso degli anni ho potuto ampliare in azienda le mie conoscenze anche nel campo della citogenetica molecolare. Mi occupo principalmente di diagnosi pre e postnatale, ma anche di controllo qualità, manutenzioni e coordino le attività di comunicazione web aziendale. Vi invito a venirmi a trovare al laboratorio Toma per conoscere dal vivo la mia realtà lavorativa dopo la laurea. Tutte le informazioni le trovate sul sito tomalab.it. Grazie a tutti, in bocca al lupo! Ciao, sono Tiziana, mi sono laureata nel 2007 in biologia applicata alla ricerca biomedica e successivamente mi sono specializzata nel campo della microbiologia, dapprima presso il laboratorio analisi alimentari del gruppo Lint, poi in un laboratorio analisi ambientali certificato Acredi e attualmente faccio parte della ricerca e sviluppo del gruppo Sacco System che si occupa principalmente di probiotici. Sperando di esservi stata di aiuto, vi faccio un grosso in bocca al lupo. Ciao! Ciao a tutti, il mio nome è Simone Olgiati e sono un ex studente dell'Università degli Studi dell'Insubria, dove ho conseguito sia una laurea triennale in biologia sanitaria che una laurea magistrale in biologia applicata alla ricerca biomedica. Sono qui oggi per testimoniare l'ottima qualità della preparazione accademica ricevuta all'Insubria. Grazie ai miei studi sono riuscito prima a svolgere un dottorato di ricerca in Olanda, presso l'Erasmus Medical Center, in cui mi sono occupato dell'analisi delle forme genetiche della malattia di Parkinson. E successivamente ho avuto due esperienze in aziende private. Prima una startup company che si chiama Sergentis, in cui ho ricoperto il ruolo di bioinformatico e in cui mi occupavo di sviluppare algoritmi per l'analisi di dati di Next Generation Sequencing. Successivamente ho avuto un'esperienza tuttora in corso in una startup company che si chiama Bluebee e in cui sono bioinformatico e product developer e in cui anche qui mi occupo di analisi di dati di Next Generation Sequencing e dello sviluppo di pipeline per l'analisi
che vanno a integrare il prodotto di questa azienda, che è un software per l'analisi in cloud di dati di Next Generation Sequencing. Buongiorno a tutti, sono Federica Lamastra e attualmente sto svolgendo un dottorato di ricerca in oncologia molecolare presso l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare a Milano. Ho studiato presso l'Università dell'Insubria, dove ho conseguito dapprima la laurea triennale e poi quella magistrale in biologia applicata alla ricerca biomedica. Il percorso universitario per me è stato fondamentale perché da una parte mi ha concesso di acquisire delle conoscenze e delle competenze che mi hanno poi permesso di affacciarmi al mondo della ricerca e dall'altra parte, soprattutto durante i periodi di tesi e di tirocinio, mi ha permesso di fare diverse esperienze di laboratorio che si sono rivelate ottime occasioni di incontro, confronto e di crescita sia personale che professionale e scientifica. Tra queste ultime ho avuto anche la grande opportunità di completare la mia tesi magistrale in Germania. Quindi per me l'esperienza universitaria è stata molto positiva, mi ha appassionata ancora di più alla ricerca e mi ha poi convinta a intraprendere il dottorato.